Buongiorno a tutti e benvenuti a questa 76esima celebrazione del combattimento alla Malgalunga del 17 novembre 1944. Ormai è tradizione e consuetudine che organizziamo questo momento commemorativo nella domenica più vicina all'evento, quindi quest'anno cadeva il 15, appunto, la domenica di oggi, 15 novembre. Come sappiamo, quest'anno, diciamo, le condizioni pandemiche ci impongono una presenza limitata e quindi abbiamo provato, comunque abbiamo voluto essere presenti quest'anno, e ringrazio quindi tutti i partecipanti. Era importante, come dire, tornare a vivere un luogo della memoria come la Malgalunga. Durante questa emergenza pandemica abbiamo tenuto aperto nei mesi estivi, quando è stato possibile farlo, il Museo Rifugio Malgalunga, e abbiamo comunque dato quindi accoglienza alle persone che in questo luogo sono venute a frequentarlo. Quest'anno, oggi, diamo, appunto, ci raccogliamo in questo momento commemorativo a ricordo dei partigiani della 53esima Brigata Garibaldi che qui sono stati uccisi. E quindi ora Giovanni Corna del Comitato di Gestione Malgalunga deporrà la corona, poi ci trasferiremo sotto all'altra lapide per la deposizione dell'altra corona e per un breve discorso commemorativo dell'ANPI provinciale. Ora ricomponiamo il corteo e ci rivolgiamo verso la lapide. Allora, grazie innanzitutto al Comitato di Gestione Malgalunga, a Giovanni Corna, il suo presidente, ai due sindaci oggi presenti, il sindaco di Sovere, Francesco Filippini, e il sindaco di Gandino, Elio Castelli, che ringrazio per la loro presenza. Ringrazio anche Marco Berta dell'ANPI di Lovere, Oscar Locatelli, Martino Signori della Segreteria Provinciale ANPI. Un pensiero voglio rivolgere a Vincenzo Beni della presidenza onoraria dell'ANPI provinciale, che non è potuto essere qua con noi oggi. Un ricordo e un omaggio a chi non c'è più e a chi ci ha lasciato quest'anno, in particolare ai 18 tra partigiani, patrioti, benemeriti, antifascisti che ci hanno lasciato da febbraio 2020 di quest'anno. Un ricordo e un omaggio anche a Renzo Vavassori,
Salvo Parigi, Giuseppe Brighenti, Giorgio Pezzotti, Luigi Tarzia e voglio ricordare anche Carlo Vimercati, il presidente della Fondazione Comunità Bergamasca, che tanto è stato vicino all'ANPI e alla Malgalunga. Un pensiero anche a Carla Nespolo, la presidente nazionale dell'ANPI, che è scomparsa lo scorso 4 ottobre e che mi piace ricordare oggi in questa occasione. Lascerei la parola per un saluto al sindaco di Sovere, Francesco Filippini. Buongiorno a tutti. Come diceva già il presidente provinciale dell'ANPI prima, è un momento un po' particolare, un anno particolare che stiamo vivendo come comunità locali, ma anche come comunità internazionali, molto molto difficile e complicato. È importante comunque essere qui. Oggi forse particolarmente bello perché è intimo, c'è proprio questo senso di raccoglimento, di vicinanza a chi tanti anni fa ha dato la vita per ideali. In questo momento di pandemia, l'augurio mio e la speranza è che sappiamo apprezzare il valore della vita, perché mai come oggi ci rendiamo conto che essere privati della libertà è complicato, soprattutto in tempi di guerra, ma anche in tempi come questi che dovrebbero essere tempi normali. Perciò l'essere presente qua come sindaco a rappresentare il mio comune, la mia comunità, vuole essere proprio un senso di vicinanza a coloro che per tanti motivi hanno dato la loro vita per degli ideali. Grazie. Buongiorno a tutti. Voglio ringraziare quanti hanno voluto fortemente, pur con le ristrettezze del momento, mantenere questo importante appuntamento. Qui d'altronde dobbiamo ricordare che è passato un pezzo della nostra storia, un pezzo e tante persone vi hanno combattuto e hanno sacrificato la vita per mantenere, e non è retorica, tutte quelle cose che oggi noi possiamo, di cui possiamo beneficiare. Ed essere fieri ed orgogliosi. Quindi è importante che anche nel momento particolare, per le necessarie ristrettezze che la situazione ha imposto, che qualcuno abbia voluto mantenere questo importante momento di incontro e ci auguriamo sicuramente che le condizioni e con i nostri comportamenti riusciamo a ricreare le condizioni perché un altro anno questa possa essere ancora un incontro informale giustamente, come diceva il sindaco di Sovere, magari meno intimo, ma sicuramente più partecipato. Grazie a tutti e speriamo che le cose migliorino e ci consentano appunto di ritrovarci più numerosi e sempre comunque attenti e riconoscenti a quanti hanno sacrificato con la loro vita e ci hanno consentito di arrivare a un punto, a una situazione di libertà che noi possiamo solo godere ed esserne pienamente consapevoli. Grazie a tutti. Grazie Sindaco. Grazie ai due sindaci di Sovere e di Gandino. Oggi ricordiamo il 76esimo anniversario del combattimento alla Malgalunga, avvenuto il 17 novembre 1944, e della morte di Mario Zeduri Tormenta, Ilario Evanov Staric, pugnalati qua in Malgalunga dai fascisti della Tagliamento. Giorgio Paglia, Giorgio, medaglia d'oro della Resistenza, Guido Galimberti Barbieri, Andrea Caslini Rocco e i russi Simone Kopchenko Simone, Donets, Alexander Nogin Molotov. Ma ricordiamo anche i fratelli Pellegrini, Renato Falce e Florio Martello, catturati a Covale il 20 novembre e uccisi anche loro il 21 novembre 1944, come gli altri martiri della Malgalunga a Costa Volpino. Oggi, in una situazione di emergenza sanitaria per il nostro paese, in un contesto davvero drammatico a livello economico e sociale, in cui le crepe e le fratture sono state accelerate dalla pandemia, ci ritroviamo pur in forma ridotta e simbolica, perché è importante ribadire la nostra presenza, il legame profondo con questi luoghi di memoria come la Malgalunga. Lo diciamo tutti gli anni, tra antifascismo, resistenza e Costituzione corre un legame inscindibile. E dalla difesa della Costituzione passa tutto l'impegno per la sua attuazione, perché essa non è solo il testamento della Resistenza, il suo lascito più grande, ma anche perché nella Costituzione vi sono tutti gli strumenti per costruire un'Italia più giusta, più uguale, più inclusiva.
Io credo che anche la nostra ANPI dovrà e potrà fare la sua parte per ricostruire. Continuiamo a riflettere su cosa significhi oggi non solo essere antifascisti, ma anche e soprattutto partigiani. Partigiani che si impegnano a costruire una società più giusta, equilibrata e previdente, una società libera dove non vi sia l'obbligo di scegliere fra salute ed economia. Ci sono delle questioni nevralgiche che impattano sulla vita di ciascuno di noi e credo che come ANPI si possa dare un contributo ponendoci una domanda di fondo. Quale sensibilità riusciamo a mettere in campo per queste sfide? Quali sono i valori attorno ai quali vogliamo che si declini un rinnovato impegno civico di tutte e tutti? Pensando alla nostra Costituzione, alla necessità di ripartire da lì, quale riflessione possiamo contribuire a costruire attorno ai temi che saranno determinanti per immaginare e costruire un futuro migliore? La qualità e la tutela dell'ambiente. Vedete, io penso che questa crisi e questa pandemia siano anche figlie di politiche e scelte che in questi anni di turbocapitalismo hanno continuato a distruggere le risorse che dovrebbero garantire la sopravvivenza per tutti. A questo si lega un tema di tutela del territorio, articolo 9 della Costituzione, la tutela del lavoro, il diritto alla salute. Vogliamo come società riflettere su un sistema sanitario, quello lombardo, che ha lasciato morire migliaia di persone al netto del fatto che la pandemia sia stato un fatto epocale e di una potenza devastante? Perché qui ha colpito così duramente? Perché la Lombardia ha continuato a perpetrare errori nella gestione dell'emergenza? Vogliamo come società interrogarci su queste domande? Proprio qua, in Malgalunga, lo scorso 20 settembre, abbiamo presentato il libro di Jessica Costanzo e Davide Sapienza, La Valle nel Virus, un libro che è un documento storico, fa testimonianza, fa memoria di quel che è stato, il dovere civile del racconto libero e indipendente del giornalismo vero, porre delle domande che tutti noi come cittadini dovremmo porci. Un libro che dà voce alle domande di verità e giustizia, conoscere perché non si ripetano più gli stessi errori. Un libro di resistenza. Ecco, grazie a quel libro abbiamo potuto vedere come migliaia di persone in Bergamasca siano state lasciate senza l'adeguata assistenza sanitaria. Tendenzialmente il sistema sanitario lombardo, sistema drogato dall'eccellenza privata, ha lasciato soli i cittadini e i territori privandoli della giusta prevenzione e quindi minando il diritto alla salute, articolo 32 della Costituzione. Ambiente, salute, lavoro sono temi che dovranno essere al centro del dibattito per ricostruire e ripartire e credo che come ANPI, nello scrupoloso rispetto del nostro mandato statutario e senza snaturare la nostra identità o tradire la nostra storia, si possa dare un contributo di senso e di visione, rimettendo al centro la Costituzione e i suoi principi. Sta tutto scritto lì, nero su bianco. C'è un altro tema che ci preoccupa molto e sul quale come ANPI lavoriamo incessantemente, il forte rischio di radicalizzazione a destra. Purtroppo la rabbia sociale che in questo momento lambisce ampi strati della società italiana rischia di essere intercettata dalla destra, dalla Lega di Salvini, da Fratelli d'Italia della Meloni, ovvero i principali attori della destra sovranista italiana, che ormai intercettano e assorbono dentro di sé anche i voti dei gruppi neofascisti come Casa Pound e Forza Nuova, in quanto la contiguità dei contenuti e delle forme è ormai evidente da troppo tempo. E fino a quando il governo e il Parlamento non agiranno in maniera determinata per togliere lievito alla rabbia sociale, andando a colpire la crescita delle disuguaglianze sociali che stanno galoppando, le destre continueranno a crescere e intercettare consenso. Diciamolo con chiarezza, le organizzazioni neofasciste vanno messe fuori legge. Credo che anche su questo dovremo avere la forza di riprendere i ragionamenti ed entrare nel vivo di quei processi sociali che determinano la rabbia e alimentano il conflitto sociale. Cito a questo proposito un intervento su Collettiva del 12 novembre 2020 del neopresidente nazionale ANPI Gianfranco Pagliarulo, a cui anche da qui rivolgiamo gli auguri di buon lavoro. Dice il neopresidente: la crisi sanitaria e sociale è pesante,
colpisce dal punto di vista economico l'intero mondo del lavoro, creando un diffusissimo malessere, in particolare in alcuni suoi settori. Sorge così, in un paese già colpito dalla precedente crisi avviatasi nel 2008, un'inedita qualità della questione sociale, illuminando un'Italia dei mille mestieri, di un ceto medio basso o semplicemente basso, popolare, spesso disperso, che si arrangia con professionalità più o meno riconosciute e che corre il rischio di essere decimato dagli effetti delle limitazioni previste dai vari decreti. È in sostanza l'Italia delle periferie la più colpita, per questo deve essere la più tutelata. Non è un caso che le squadracce delle scorse settimane abbiano cercato con i loro atti di violenza di far saltare la polveriera sociale. Il tentativo è naufragato, ma il rischio di un cortocircuito sociale e democratico permane, anche a causa dell'imprevedibilità dell'espansione del virus e dei conseguenti provvedimenti governativi. Il problema non riguarda solo il Ministero dell'Interno, ma tutto il governo, non solo. Il vastissimo mondo dell'associazionismo, del volontariato, dei sindacati può fare molto per sventare qualsiasi deriva violenta e antidemocratica, ma il primo comune obiettivo deve essere quello di sostenere in ogni modo e a ogni costo un popolo due volte colpito dalla pandemia e dalla crisi economica. Agiamo quindi con una prospettiva di giustizia sociale, fiscale e ambientale, rimettendo al centro i valori di libertà, giustizia e uguaglianza. Riaffermiamo che una forte azione antifascista, consapevole e radicale, va portata avanti nella convinzione che sia il miglior modo per onorare i morti della Resistenza e i martiri della Malga Lunga. Grazie a tutti per aver partecipato a questa commemorazione. Oggi abbiamo voluto essere qua presenti, però ci ridiamo appuntamento, nel senso che quando le condizioni lo consentiranno torneremo in Malga Lunga per celebrare una commemorazione partecipata, vissuta da tutti i nostri amici, vissuta da tutti i cittadini che vorranno partecipare, contribuire e riallacciare un legame profondo con un luogo di memoria, di formazione e di cittadinanza, quale è la Malga Lunga. Grazie ancora a tutti e grazie anche a Giuseppe che ha curato la parte tecnica e ci consentirà in questo